Non la trattenere, che ti vengono palloni corti. Non la lanciare, Valeria, non è una pallina di dinamite. Ecco quell'altra. Portala con il corpo, stronzetta! Se lo vuoi fare solo con i polsi, non può venire, è impossibile. Male, non hai mai guardato una volta. Anche perché non puoi farlo. Vuoi bloccare il pallone, perché hai le mani qui. Vai Giada, vai Giada. Giada, guarda ogni tanto Valeria. Molto bene. Non fare questo, sennò Valeria si deve trovare in capo qua. Vai, altezza e avvicinati a lei. Valeria, io non so che cosa tu stia facendo però, come mai? Chi è questa roba? Analisa, non lo fare con i polsi, i primi due andavano molto bene. L'ultimo servono le gambe però. Valeria, se riusi la schiena, ti fa male la schiena, ti do un calcio nella schiena, vabbè? Almeno ti sei giustificata per ultimare la schiena. Molto bello, Vitaliano. Morto il corpo! È possibile che se non la difesa una ricezione perfetta non c'è falsa il pallone? Sono tutti tagliati in nocchi di là? Non ti serve una compagna di difesa forte, serve un mostro, ti serve. Porta il corpo, Vitaliano. Guarda ogni tanto Francesca. Tanto per palleggiare male, allora impara eseguendo la progressione corretta. Ok Valeria, il secondo e fino al primo andavano bene, però non puoi portartelo qua. Qui deve stare, con le braccia stese scendi qua. Il bacino che gira dall'altra parte? No, è ruota per forza. Usa le gambe, non lo puoi sparare con i polsi, non sei una catapulta, non so se ti sei accorta. Ma se guardi do la facoltà di bloccarlo, se no no. Perché se non puoi guardare non li palleggi perfetto. Allora, guarda ogni tanto, non hai gli specchi sotto gli occhiali, eh. Fate i controlli più alti, così avete più tempo per guardare, no? Ci dare un'occhiata. Il corpo, non di lato, non sei a palla a volo. Usa le gambe? Quasi. Quasi. Sicuramente meglio. No, 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 altezza, Annalisa. Hai un buon contatto di pallone in palleggio. Vediamo di sfruttarlo usando anche la parte di sotto del corpo, che non deve essere morta. Troppi pollici. Il primo me lo fai molto bene, poi piano piano stia così e così. Man mano che fai la progressione. Valerio! I primi due tra l'altro sono anche fatti bene, poi quando devi spingere in più. Con la schiena. Portala col corpo Francesca, non devi ruotare. Oddio, se c'è le mani uncinate sono un po' decheccate invece che aperte. Ho capito, ma se vai oltre ti picchi nel naso, non ti picchi sulle dita. Non usare solo gambe, solo gambe, solo gambe. Ok. Vabbè, blocca questo, devi stare fermo. Ti do un cazzo di gomma, lo segui fino a che non c'è il video questo. Okay. Quelli automatici che spruzzano. Fanno un casino, fanno così tanto. Ok, mille volte hai Annalisa, bravo. No, non lo lanciare, poverina, deve palleggiarla. Te lo ripago, quella sì.
isla, non quella di dietro, su. Cambiate i lati. Terne, cambiate il lato. Che cazzo! Esatto. Qua palleggiate da fuori. Di qua è il lato del palleggio, di là è il lato del bagger. È molto semplice. Quindi qua devi palleggiare. Partiamo. Corpo davanti a te, Francesco, se no scendi per forza. Stare così, ovviamente è sceso, così no. Porto davanti a te. Giada la gamba destra davanti. Non con la schiena male, non con la schiena. La gamba destra davanti, Valeria. Due sono bellissimi, l'ultimo non devi caricarlo coi polsi, devi usare le gambe, perché i primi due sono bellissimi, quindi se mi sbagli il terzo non c'entro un cazzo con quello che dici te. Brava l'italiano! Non lo caricare di fianco, che fai come Mario, di Dio! Poi ti metto un braccio nel culo e ci picchio dentro. Trasla il corpo. Oh, Giada, questa palla non deve ruotare, deve essere precisissima. Non ha, piedi uniti, poco equilibrio. Equilibrio. Spingi. In altezza. Non devi chiudere le mani. In altezza. Dai, Valeria. Che è sta roba? Ma che sono di piedi, non c'è verde. Neanche a me volle mi fanno così. Vale, la gamba sinistra, t'ammazzo. Anche se l'ultimo palleggio è molto bello, però t'ammazzo uguale. Ferma i polsi, ferma i polsi. Gamba opposta, polsi fermi. Il terzo sì, ma poi è fatto così. Italiana, la gamba sinistra avanti. Ti uso anche te come guantone, eh. Non inclinare quelli in basso, portala con le gambe. Ma sono due, sono Valeria, e poi lo fai uguale, quindi non serve un cazzo neanche avvicinarsi. Sì, Mare, devi guardarlo prima di prendere il pallone in mano, no? Questo, devo spiegare anche l'ovvio. Annalisa, non con le braccia, devi usare le gambe nel bagger, non sei a pallavolo. Peso davanti a te, Valeria. Molto bene l'italiano. Non piegare il piano di rimbalzo, Valeria, ma chi te le attacca quei palloni? Dovrebbe essere le alzate la palla finale. Cioè le gambe praticamente unite, Giada. Non possono piegare. Francesca, usi la gamba sinistra, lo sento dal rumore mentre guardo Giada che stai sbagliando gamba. Perché ti arriva il pallone prima sulla mano destra e quindi c'è un rumore più vicino. E così non fa rumore. E per caricarlo lo mette sotto le tette, madonna di Dio. Però tornerai al fit, ti risaliranno le tette, così almeno smetti di portarlo lì sotto. Ora alziamo le tette. Piedi uniti in salto no, eh. Ora le scocciamo. Nastro isolante come piace a te. Non con la schiena. Oh. Strasla il corpo, non piegare. Devi fare questo per mangiare. Qui in avanti, non sul posto. L'ultimo ne ovviamente. Non piegare mai i gomiti sul bagger, Annalisa. Altezza? Non con la schiena all'altezza. Guardare prima di prendere la palla in mano, non mentre ce l'hai. E che è? Ho fatto bene fino. Ragazzi. Dio di Dio. C'è la palla tutta dietro. Stai alzando di bacino. Trasla il corpo fortissimo. Questo qui è un piccaio. Ah, volevo fare
fatto di tenere in altezza. Il palleggio è giusto, però glielo stai sparando, poverina. Oh, ci vuoi guardare quando il pallone in aria invece che quando sei in mano? È fallo! Deve ruotare, la ammazzi. Ferma i polsi, di sega. Francesca, così nei pollici, non così. Poi stanno qua, quindi tieni qui. Stop, vedete?